Marco Di Biasi è il nuovo sindaco di Boiano, sicuramente tanta emozione, Boiano le ha dato fiducia, forse anzi, sicuramente ha voglia di cambiare. Sicuramente abbiamo fatto questa campagna elettorale e questa proposta elettorale proprio in discontinuità con quella che è stata l'amministrazione precedente, quindi sentiamo comunque questa importante investitura della gente di Boiano proprio per il cambiamento e cercheremo di realizzare il cambiamento e la ripartenza economica a Boiano nei prossimi 5 anni. Sicuramente è stata una gara molto sofferta, se lo aspettava questo successo? Ma mi aspettavo comunque una competizione serrata perché i candidati comunque avevano delle liste forti, erano anche candidati molto preparati, un candidato Massimo Romano è stato consigliere regionale, candidato comunque alla presidenza della giunta regionale, quindi comunque un candidato preparato e con una lista forte. L'altro era il vice sindaco in carica, poi c'erano anche le altre due liste, Area Matese e Movimento 5 Stelle, quindi sapevamo di una competizione serrata e sono molto soddisfatto insomma, di aver raggiunto questo risultato, anche con uno scarto molto importante di circa 360 voti. Tanti progetti che la sua lista e la nuova amministrazione ha in serbo, quindi diciamo dal turismo all'economia al rilancio della filiera avicola qui a Boiano. Senz'altro hai detto bene perché sono tante cose che noi dobbiamo fare a Boiano, ma da un punto di vista economico per noi è fondamentale la ripartenza della filiera avicola e quindi la ripartenza della ex GAM. Secondo noi ci sono tutte le prospettive perché questo avvenga anche in tempi brevi e noi ci adopereremo per tutto quello che può fare un comune, quindi nel limite dei compiti assegnati ai comuni, ma cercheremo di fare molto di più e cercheremo anche di cooperare e collaborare d'intesa con la regione perché effettivamente questo risultato si possa concretizzare. Parliamo di Marco Di Biasi persona, sicuramente tante emozioni in questo momento. Senz'altro, è la prima volta che mi candido e diciamo, mi occupo di politica e sono contento che nella prima competizione sono riuscito ad ottenere il risultato sperato grazie anche al supporto della mia squadra, della lista Boiano Futura, che insomma, ha riportato un grandissimo consenso in questa campagna, in questa tornata elettorale.